Forse sarà meno emozionante rispetto agli anni 60, qualcosa però si sta muovendo. Così scrive il nostro Nadir Manna, collega di Orizzonti Politici, che nel suo ultimo articolo suggerisce che si è tornati a parlare di spazio, potenze globali e competizione geopolitica. Nadir continua, i programmi per l'esplorazione dello spazio profondo cominciano a prendere forma, mentre la competizione geopolitica nello spazio per la conquista dell'orbita terrestre sembrerebbe farsi sempre più serrata. L'Europe aussi est une idée. Called it maybe the United States of Europe. Ευρωπαϊκό πρόβλημα. Απαιτείται ευρωπαϊκή λύση. The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe the euro doesn't work, and it's time we broke it up. La suggerirò per il ruolo di capo. A new decade has just started. L'Unione Europea è una potenza in via di sviluppo nel settore spaziale e pare lecito domandarsi quale sia il ruolo a cui l'Unione possa davvero ambire, considerando il panorama estremamente competitivo entro cui ci muoviamo. Nella puntata di oggi proveremo a dare una breve panoramica sullo stato dell'arte di questa rinnovata guerra stellare globale. Quali sono le potenze che vanno spartendosi lo spazio? Quali gli investimenti e quali le ambizioni? Proveremo a capirlo insieme. Nella prossima puntata invece proseguiamo questo viaggio focalizzandoci ancora di più sull'UE, sui progetti europei in programma e lo faremo con un ospite d'eccezione. Piccolo spoiler, voliamo in Germania, all'EUMETSAT, organizzazione che gestisce parte della rete satellitare europea. Siete curiosi? Non perdetevi anche il nostro prossimo episodio. I satelliti che l'UE invia in orbita sono fondamentali per la vita dei milioni di cittadini europei che ogni giorno beneficiano, quasi inconsapevolmente, dei vantaggi di queste nuove tecnologie in orbita. Sviluppare una politica spaziale europea forte e dinamica è estremamente importante, tanto per garantire all'Unione un ruolo rilevante nel settore della ricerca e dello sviluppo scientifico, quanto per rafforzare gli assetti di sicurezza, difesa, industria e digitale all'interno del continente, senza contare poi l'importanza che, come abbiamo detto, lo spazio gioca nel rafforzare il ruolo dell'Unione Europea quale potenza globale. Secondo i dati della Commissione europea, l'economia spaziale europea, comprensiva sia del settore manifatturiero che dei servizi, impiega oltre 230.000 professionisti e il suo valore era stimato a circa 50 miliardi di euro nel 2014, rappresentando un quinto del valore del settore spaziale mondiale. Dopo il lancio di un'ambiziosa campagna di programmazione a tema spazio nel 2014, l'Europa ha fino ad oggi investito in tre principali progetti pilota. Il primo è il progetto Copernicus, il più avanzato sistema di monitoraggio territoriale a livello mondiale. Il secondo è invece Galileo, il sistema globale europeo di navigazione satellitare che fornisce dati di posizionamento globale estremamente accurati. C'è poi EGNOS, che fornisce servizi di navigazione critici per la sicurezza degli utenti nel settore dei trasporti aerei, marittimi e terrestri in tutta Europa. Attualmente, il ritrovato interesse per le esplorazioni spaziali ha stimolato diversi governi e compagnie private in tutto il mondo ad investire in questo settore, aumentando esponenzialmente la competizione per garantirsi un posto di rilievo fuori dall'atmosfera terrestre. In questo contesto, nell'ottobre del 2016 prima, nel 2020 dopo, l'Unione Europea ha lanciato una serie di programmi spaziali gradualmente più integrati, che prevedono l'aumento degli investimenti comunitari nel settore, con un focus su sicurezza digitale e monitoraggio del cambiamento climatico. In altri termini, l'Europa sembra essere sempre più interessata ad investire in nuove infrastrutture multiorbite per migliorare i propri servizi di comunicazione e di connettività e rafforzare allo stesso tempo la propria capacità di resilienza ad eventuali attacchi informatici. Senza contare poi gli investimenti massicci fatti per contrastare il cambiamento climatico, come quelli fatti nel programma Copernicus, appunto, che sembrano essere molto utili per rafforzare la leadership europea in questo ambito.
Nonostante i successi ottenuti fino ad ora, tanto gli investimenti quanto i risultati complessivi europei nel settore dello spazio restano purtroppo lontani dai traguardi che i paesi come Stati Uniti, Russia, ma anche Cina e Giappone stanno ottenendo. Fare o non fare, non c'è provare, sostiene il maestro Yoda in Star Wars. La capacità di esplorare e utilizzare lo spazio sembra così aver riacquisito una nuova particolare rilevanza e influenza all'interno dell'arena geopolitica internazionale, e l'Europa dovrà dimostrare di essere in grado di sostenere questa nuova competitività. E proprio di questo ci parlerà adesso il nostro Lorenzo in una chiacchierata interstellare con la Dirman. Bentornati a tutti. Oggi siamo qui con Nadir Mann, membro di Orizzonti Politici e autore di un meraviglioso articolo titolato Guerre Stellari, che ci parla appunto di quanto lo spazio sia importante a livello geopolitico oggi. Allora, innanzitutto benvenuto Nadir. Grazie, ciao Lorenzo. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Orizzonti Europei. Grazie per essere qui con noi oggi. Allora, raccontaci un po', perché hai deciso di scrivere questo articolo? Perché è così importante a livello geopolitico lo spazio nel mondo di oggi? Beh, lo spazio è importante innanzitutto perché il settore spaziale, il settore delle attività spaziali in questo momento è molto in crescita, più o meno corrisponde a un livello di 400 miliardi di ricavi, di introiti annui. E di conseguenza la sua importanza è innanzitutto un'importanza economica. Poi in secondo luogo perché le attività spaziali e le infrastrutture satellitari sono ormai diventate fondamentali per l'economia e per le attività economiche sulla Terra, sostanzialmente. Un esempio possono essere i sistemi di geolocalizzazione tipo il GPS, perché sul corretto funzionamento di questi sistemi di geolocalizzazione, che si basano su infrastrutture satellitari, cioè flotte di satelliti che orbitano intorno alla Terra, sul buon funzionamento di queste infrastrutture si basano anche poi si basa il funzionamento delle grandi industrie come quella finanziaria, quella dei trasporti e l'industria energetica. Di conseguenza poi tutte le altre industrie dell'economia si basano su queste altre industrie, e di conseguenza le infrastrutture nello spazio diventano molto importanti per il buon funzionamento dell'economia sulla Terra. Ma nel tuo articolo menzionavi anche la crescente importanza degli investitori privati nell'economia spaziale. Quali sono i nuovi competitor privati che sono subentrati agli stati e perché proprio ora? Allora, in realtà le attività satellitari già da tempo vengono svolte da attori privati. L'ingresso dei privati, la novità dell'ingresso dei privati sta nel settore delle infrastrutture di lancio, cioè quindi dei razzi. Le aziende più importanti sono nate in America, ed è lì che l'ambiente più dinamico è proprio negli Stati Uniti. Alcune aziende le conosciamo tutti, sono tipo SpaceX, quella di Elon Musk, il fondatore di Tesla, oppure Blue Origin, sempre un'azienda che costruisce razzi, invece fondata da Jeff Bezos, che è il proprietario di Amazon. Poi ci sono altre aziende sempre in via di sviluppo come Rocket Lab, però diciamo che la più importante di tutti è SpaceX, ed è quella che adesso sta facendo la differenza. La differenza tra gli Stati Uniti e il resto del mondo e gli altri competitor degli Stati Uniti, in questo caso sicuramente i cinesi, i russi, possiamo anche dire in parte gli europei, sta nel fatto che negli altri paesi non si è sviluppato un mercato privato competitivo che ha portato a un'accelerazione dello sviluppo tecnologico, come invece è successo in America. Ecco, sono contento che tu abbia menzionato questa differenza tra gli Stati Uniti e gli altri paesi nel mondo, ma questa differenza si sente solo per quanto riguarda gli investitori privati oppure si riflette anche negli investimenti statali e quindi nella preparazione che hanno questi stati riguardo allo spazio? Allora, diciamo che gli investimenti pubblici sono sempre gli stessi, sono stabili da un sacco di tempo.
l'attività dei privati in realtà influenza la capacità tecnologica, quindi di conseguenza poi porta ad un abbattimento dei costi delle attività spaziali. Quindi diciamo che con lo stesso numero di soldi, con lo stesso quantitativo di budget, puoi fare molte più cose. Quindi adesso gli Stati Uniti, un lancio di due astronauti, due o quattro astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale costa un terzo per gli Stati Uniti, rispetto a quanto costa i russi, che invece lo lanciano con un loro razzo, si chiama Soyuz, i razzi Soyuz, che costano molto di più, il triplo. Un razzo di SpaceX, un lancio costa circa 60 milioni di euro, invece un razzo Soyuz costa il triplo, 150 milioni almeno. Chiarissimo. Ma quindi esattamente quali sono i paesi che si contendono lo spazio? Questa geopolitica dello spazio, come mi sembra tu l'abbia chiamata nell'articolo, tra chi si gioca? Abbiamo detto chiaramente gli Stati Uniti, hai menzionato la Russia, nell'articolo fai menzione anche della Cina. E chiaramente, io suppongo, ed è il motivo per cui siamo qui a Orizzonti Europei, ci sia anche l'Unione Europea. Quali sono al momento gli equilibri di potere tra questi competitor di fatto? Beh, diciamo che gli Stati Uniti stradominano ed è anche un po' la tesi che scrivo nell'articolo. La Russia già è indipendente dalle infrastrutture satellitari americane. La Cina e l'Europa lo sono appena diventate, ma comunque l'Europa in realtà ancora dipende dal GPS, anche se recentemente gli europei hanno sviluppato una loro rete, una loro flotta che si chiama Galileo, che ancora però non è stata interamente lanciata e quindi deve ancora entrare in funzione completamente. Ma quando dici che sono diventati indipendenti, a che cosa ti riferisci? Come si diventa indipendenti dal GPS degli Stati Uniti? Cioè sul GPS, quindi sulla geolocalizzazione, si basano, come abbiamo detto prima, un sacco di attività economiche e diciamo che di conseguenza gli europei sanno che la loro economia dipende da un'infrastruttura di un altro blocco geopolitico, anche se in realtà non è proprio così perché noi facciamo parte del blocco geopolitico capitanato dagli Stati Uniti, però comunque questa è una consapevolezza. Di conseguenza, per diventare indipendente c'è bisogno di costruire una nuova flotta lanciata dagli europei, costruita dagli europei, controllata dagli europei. E questo è Galileo, il progetto europeo per un sistema di geolocalizzazione made in Europe, diciamo. Ed è fondamentale per essere indipendenti e per non subire il ricatto americano di ehi, guarda che stai usando le mie tecnologie, tengo d'occhio. Quindi abbiamo un'Unione Europea che si sta affrancando dalla dipendenza satellitare dagli Stati Uniti. Ma se parliamo di geopolitica, io istintivamente penso alla guerra e ai conflitti. Questi satelliti io immagino abbiano applicazioni belliche anche molto dirette. Quali sono queste applicazioni belliche? Beh sì, innanzitutto l'importanza geopolitica sta nel fatto che se un'infrastruttura è fondamentale per l'economia, neutralizzando l'infrastruttura dell'avversario, tu neutralizzi le capacità produttive e quindi anche militari dell'avversario. Quindi c'è sempre, se appunto il valore strategico è questo delle infrastrutture satellitari di geoposizionamento. Poi sì, c'è anche il famoso dual use, il doppio uso, e cioè il GPS appunto è nato come un'infrastruttura utilizzata dall'esercito americano per il controllo, per controllare il movimento dell'esercito dell'Unione Sovietica. Quindi sicuramente le infrastrutture come quelle di Galileo servono per scopi difensivi, oltre che per utilizzi civili. Poi ovviamente c'è l'aspetto dei razzi, i missili, che appunto sono nati e sono sviluppati negli anni 60 per trasportare le testate atomiche, che ancora possono essere utilizzati ipoteticamente per lanciare una bomba atomica in orbita, ad esempio, oppure semplicemente le stesse tecnologie che vengono applicate sui razzi spaziali possono essere utilizzate e riutilizzate per costruire missili balistici per il lancio di testate atomiche a velocità supersoniche.
Quindi, insomma, se dovesse capitare una terza guerra mondiale, potremmo dire con sufficiente certezza che buona parte di essa si giocherebbe nello spazio, giusto? Sicuramente, ormai è strategico e fondamentale. Benissimo, Nadir, ti ringrazio tantissimo ancora di essere stato con noi. Invito i nostri ascoltatori a collegarsi anche per il nostro prossimo episodio, in cui approfondiremo il mercato dello spazio in Europa, e saluto tutti quanti caramente. Ciao Lorenzo, ciao a tutti quanti. Visto l'argomento della puntata di oggi, la rubrica delle opportunità di Orizzonti Europei non può che concentrarsi sulle posizioni di lavoro all'ESA, la European Space Agency, ovvero l'Agenzia Spaziale Europea. Iniziamo dalle internship. Il periodo per inviare la candidatura è generalmente novembre, per iniziare lo stage verso febbraio, che può durare dai 3 ai 6 mesi. Attenzione però, bisogna essere ancora studenti, idealmente all'ultimo o al penultimo anno di università. Poi ancora, vi siete mai chiesti come si diventa astronauti? Sempre sul sito dell'ESA troverete tutto sulla selezione degli astronauti attraverso dei video riassuntivi della European Space Agency, che rimandano al loro canale YouTube. Affrettatevi perché le selezioni sono aperte dal 31 marzo al 28 maggio. Per chi invece non è più uno studente e non vuole proprio diventare un astronauta, la European Space Agency offre anche programmi di ricerca e programmi per giovani laureati, oltre ovviamente alle posizioni di lavoro entry level. Come sempre troverete tutti i riferimenti utili nelle pagine che accompagnano questo podcast e sul sito di Orizzonti Politici. Per oggi dallo spazio è tutto e alla prossima! Avete appena ascoltato Orizzonti Europei, il podcast di Orizzonti Politici sull'Unione Europea. Se questo episodio vi è piaciuto, potete supportarci condividendo, passando parola a un amico, oppure andando ad aprire il link in descrizione con i nostri consigli. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima puntata.